Questo qua in mano è un cobot che fa parte del progetto di alternanza scuola-lavoro del Pacinotti Archimede con il campus biomedico di Roma. È un prototipo di ciò che andremo a realizzare effettivamente su una carrozzina elettrica destinata a persone con capacità motorie limitate. Presenta un sensore ad ultrasuoni, il quale permette di rilevare ostacoli e quindi di facilitare, per esempio la retromarcia ponendoli posteriormente alla carrozzina. Inoltre, un obiettivo è quello di rendere possibile il movimento della carrozzina tramite il movimento della testa, tramite una fascia la quale conterrà dei sensori. Quello che ho qui è un robot che parteciperà alla competizione sezione Rescue. Appunto, come dice il nome, si tratta di una competizione che simula ciò che un robot dovrebbe fare per, diciamo, salvare vite. L'obiettivo è che il Rescue sia in grado di seguire autonomamente una linea nera lungo un percorso e che sappia quindi rilevare quest'ultima tramite dei sensori. Alla fine di questo percorso troverà una linea argentata che dovrà altrettanto rilevare in modo da capire che si troverà all'interno di un campo nel quale si troveranno delle palline, le argentate le quali rappresentano delle persone vive e le non argentate le quali rappresentano delle persone morte. L'obiettivo è quello di raccoglierle tutte, dando sempre priorità a quelle argentate, successivamente portarle in una zona di evacuazione. Mi sono, diciamo, affacciato al mondo della robotica per la prima volta con questo progetto qui. Difatti, il mondo che mi ha sempre appassionato è stato quello della programmazione. Tuttavia, il lato positivo della robotica è che, diciamo, unisce questi due mondi che sono l'informatica e l'elettronica e quindi mi permettono comunque di entrare in questo mondo, sempre rimanendo comunque dal lato della programmazione. Nonostante io sia ancora al quarto anno, diciamo che ho già abbastanza le idee chiare per quanto riguarda il mio futuro lavorativo, difatti intendo perseguire questo campo che è quello dell'informatica, in particolare la programmazione. Tuttavia non so ancora se intraprendere gli studi in università o buttarmi subito nel mondo del lavoro.